Nella terza sezione del Summer Lighting abbiamo una lavorazione del punto legaccio bicolore che accompagna il punto brioche. Vediamo come eseguirlo. Allora, il punto legaccio bicolore si esegue allo stesso principio, diciamo, del brioche, e io l'ho accoppiato proprio perché mi sembrava un'accoppiata vincente rispetto al brioche che ha un'esecuzione a quattro ferri. Quindi, per non confonderci le idee, la sequenza del nostro legaccio bicolore sarà sempre come un ferro a dritto, un a rovescio, un ferro a rovescio, un ferro a dritto quando giriamo il lavoro. Cominciamo con il colore A, eseguo l'I-cord come scritto sul pattern, sposto il marcapunto. Per un attimo non teniamo conto che qui ho lavorato a brioche. Lavoro il mio primo ferro è a dritto e lavoro queste prime 5 maglie del campione a dritto. Sposto il mio marcapunto. Qui c'è la lavorazione a brioche. Come dicevamo prima, è molto semplice da capire perché questa lavorazione, innanzitutto la maglia è pronta per essere lavorata, non è singola ed è la maglia principale, il colore principale. Quindi questa maglia devo farla diventare una maglia brioche, per cui ha bisogno del gettato sopra. Lavoro a dritto e faccio la mia lavorazione a brioche normale. A dritto, ovviamente a brioche dritto. Se lavoro alla continentale, maglia passata col gettato, brioche dritto, maglia passata col gettato, brioche dritto, maglia passata, sposto il marcapunto, ho il filo dietro e lavoro a dritto le 5 maglie del mio campione. Arrivo al marcapunto, lo sposto, filo verso di me, 3 maglie passate senza lavorarle. Slitto le mie maglie all'altro capo dei miei ferri circolari. Nella mia lavorazione a brioche, questo ferro dovrò lavorarlo a rovescio, quindi anche il legato, questa sezione tra i raggi, la lavorerò a rovescio. Lavoro il mio I-cord iniziale, sposto il marcatore. Se lavoro con il filo a destra, eseguirò i miei punti a rovescio. Sposto il marcatore. Eseguo il mio brioche rovescio. Qui sono già pronta per fare il mio rovescio, quindi ho il filo davanti. Rovescio, passo la maglia rovescio fino a dove è necessario lavorare a brioche. Sposto il mio marcapunto, siamo sul davanti del lavoro, il secondo ferro è a rovescio, quindi anche questo legaccio lo lavorerò a rovescio. Sposto il marker.
Ho tutti e due i miei fili a sinistra, ho completato i primi due giri e giro il lavoro. Qui i miei due giri saranno il primo a rovescio e poi a dritto, filo a I-cord, sposto il marker a rovescio, sposto il marker e farò a rovescio anche il mio brioche. Ricord finale, slitto, quarto ferro, filo secondario colore B, I-cord, sposto marker, il quarto ferro è a dritto, farò a dritto anche la mia sezione tra i raggi. A dritto. Finisco il mio brioche, sono al marcapunto, sposto il marcapunto, ops, e continuo la lavorazione a dritto. Filo davanti e passo le mie tre maglie dell'I-cord finale. Giro il lavoro. Ecco che si è creato il punto legaccio bicolore e avrà la stessa sequenza del brioche.